Buongiorno e benvenute e benvenuti in questa nuova puntata di Radio Coach. Oggi parliamo di un argomento molto importante che riguarda un po' tutti, che è la felicità al lavoro. E ne parliamo con Maria Grazia della Casa. Benvenuta. Grazie mille per avermi invitato e soprattutto per parlare di questo argomento che mi sta veramente a cuore. Insomma, lo tratto da anni e è veramente molto importante perché poi se si è felici al lavoro, si è felici anche a casa, con gli amici, e quindi questo è il valore aggiunto di essere felici al lavoro, insomma, non è limitato a quella scatola lì, diciamo, coinvolge poi tutto il nostro sentire. E quindi insomma. Bellissimo, ti chiedo di presentarti tu in modo che meglio di te nessuno può farlo, insomma. Allora, io nasco commercialista, ho fatto questa attività per anni, poi ho incontrato la scuola Talent Coach Academy di Gabriele Baroni, che insomma ringrazio per avermi portato sin qua. E ho fatto vari anni di coaching e poi ho deciso che già facevo un po' il coach sotto mentite vereste, diciamo, con la mia professione. E poi ho deciso che era il momento di cambiare, cioè io aiutavo già le persone, ho deciso di farlo in maniera più fattiva, come piace più a me, per farle star bene al lavoro, che può voler dire cambiare il lavoro, cercare il lavoro giusto per sé, realizzarsi sul lavoro, decidere di non lavorare più. Insomma, tutte le cose attinenti al lavoro e alle mille sfaccettature come coach. Quindi la definizione di oggi è career coach, perché vabbè, in italiano io mi chiamo coach per il lavoro, però effettivamente non è molto riconosciuta, insomma, come professione. E quindi bisogna usare il termine inglese, insomma. E hai scelto proprio questo anche come claim, come slogan del tuo lavoro, del tuo brand, cioè. Felice al lavoro si può, perché secondo me è assolutamente una cosa possibile, cioè non è un'utopia come tanti insomma pensano, perché diciamo la verità, la parola felicità fa paura, quindi è più facile essere infelici che felici e quindi alle volte non la ripercorriamo perché pensiamo che insomma poi se siamo felici, caspita, cosa facciamo? Cosa ci succede? E invece quando arriva la felicità si sta bene, banalmente si sta bene, cioè non pensiamo a cose tanto strane, ma è uno stare bene con se stessi e con gli altri, quindi insomma, una bella cosa. E qual è la spinta? Quali sono le domande che in genere quando qualcuno ti contatta, i tuoi clienti, quali sono le domande più ricorrenti? I bisogni o i sogni o proprio cosa ti chiedono? I bisogni dei clienti sono spesso sono persone che forse hanno amato anche il loro lavoro, ma a un certo punto non lo riconoscono più, cioè non li soddisfa più, quindi c'è un senso di insoddisfazione. E forse vorrebbero lanciarsi a fare una cosa che volevano fare da tanto tempo, ma per mille motivi, anche seri, non sono riusciti a fare prima. Quindi io spesso ho persone che hanno lavorato come dipendenti per tanto tempo e poi decidono di buttarsi invece nel mondo della libera professione, dell'artigianato, insomma, di cose, diciamo, autonome. E quindi quello è un salto abbastanza difficile perché quando si è abituati, diciamo, a essere dipendenti, bisogna anche, insomma, fare anche un po' un cambio di mentalità. Però ci si riesce, cioè questo, il mio ruolo essenzialmente è quello di dare un po' fiducia alle persone, che spesso questa fiducia manca, insomma, manca un po' perché anche si teme il giudizio poi, insomma, della famiglia, degli amici, ma io stessa quando ho cambiato professione, in fondo in maniera piuttosto radicale, e molti mi hanno chiesto se, insomma, non dico che mi hanno detto se ero pazza, però insomma, in generale mi hanno, insomma, sei proprio sicura di voler cambiare questa attività? E questa è una cosa che è normale, insomma, che le persone che ti vogliono bene spesso lo fanno non per demotivarti, ma perché hanno paura per te. E questo però crea dei blocchi spesso, insomma, quindi.
E poi c'è tutto anche chi dice che peccato comunque, no? Hai lavorato tanti anni in un ambito e hai comunque Ma acquisito. invece quello è proprio lì, secondo me, un po' l'errore che si fa, cioè nel senso tutto quello che si è fatto prima in qualche modo rinasce, si ricrea. A me piace tanto fare tante connessioni, io poi devo dire sì, sono commercialista, ma ho fatto la fotografa, ho suonato, insomma, cioè, ci sono tante cose nella vita che uno fa, un po' per lavoro, un po' per passione, e quando le metti tutti insieme raccogli dei frutti molto più succosi, insomma, quindi non si butta via niente, non è che se uno ha fatto un'altra cosa poi non può farne un'altra. Purtroppo la nostra società, è vero, impone un po' questa cosa, che se uno ha fatto, che ne so, ha lavorato in banca per 20 anni, poi non può mettersi a fare il pianista, ecco, non è vero, insomma. Capisco, anch'io ho fatto diverse rivoluzioni nella mia carriera. E si rivolgono a te più uomini, donne, giovani, persone già avviate, pensionati, non lo so. Ho avuto anche un pensionato. Allora, la cosa più difficile, cioè la cosa più difficile, in un primo momento, devo essere sincera, si sono avvicinate a me più donne, spesso donne che avevano abbandonato la carriera anche per fare la mamma, per dedicarsi alla famiglia, e quindi donne che dovevano rientrare in qualche modo al lavoro, ma non sapevano più bene neanche quale, quindi anche quello. Poi ci sono, invece adesso devo dire, incontro parecchi uomini che vogliono fare un cambio di carriera. In genere l'uomo, almeno per quello che mi è successo, è più difficile che faccia un cambiamento radicale da dipendente ad autonoma, ad esempio, però può annoiarsi, quindi non solo è una questione di crescita di carriera, ma il settore lo annoia. E quindi ci possono essere anche queste motivazioni, insomma, di cambiamento. E ultimamente devo dire ho più uomini, forse perché il coaching, il life coach è ancora più assimilato ad altre figure e quindi l'uomo è un po' più così timido sull'argomento. Invece, parlando io poi di lavoro, tutto sommato si avvicinano, insomma, con fiducia, ecco, insomma, non hanno troppe difficoltà. Quindi direi un buon fritto misto, forse persone più appunto di media età, non giovanissimi. Adesso sì, sto seguendo un ragazzo giovane, ad esempio di 21 anni, però lì forse la famiglia ancora ha un ruolo un po' forte, quindi è difficile che autonomamente si presentino, insomma, per una serie di questioni e forse perché non sanno che effettivamente posso aiutarli, ecco, insomma, che questo non è chiarissima la figura del career coach, insomma, c'è questa parola carriera che secondo me destabilizza anche un po' e intimorisce perché si pensa che il career coach sia solo per dirigenti massimi che vogliono cambiare lavoro. È anche quello, ma non è solo quello, insomma. Quindi c'è l'ambizione, ma anche la non ambizione, c'è cioè lo stare. Assolutamente, no, ma non è, l'ambizione è lo stare bene, cioè non è tanto il ruolo che si riveste. Certamente poi uno deve anche valutare alcuni aspetti pratici, quindi questo fa parte del mio vecchio lavoro, insomma, io faccio sempre anche una valutazione più pragmatica e concreta di quello che hai fatto finora, quanti contributi hai versato, perché insomma, se no sarai un po' forse un po' troppo folle, quindi diciamo faccio anche delle valutazioni ponderate. Ora, il coach, come tu sai, non è che dà consigli, il coach fa un'altra cosa, però parlando di lavoro e quindi poi parlando anche di denaro, bene o male, insomma, bisogna fare un po' una valutazione complessiva, ecco. Eh sì, uscire un po' dalla formula se vuoi, puoi e fare un po' di conti, insomma. Sì, esatto. Ci Secondo me un po', ci vuole anche un po' di quello, insomma. vuole sia il sogno che un aggancio con la realtà, insomma. Sì, Bello. sì, sì. Senti, invece, parliamo di strumenti. A me piace tantissimo questo tuo approccio, scusa il giudizio, ma questo tuo approccio pragmatico, no? Quindi mi chiedevo, come
Quali sono i tuoi strumenti preferiti o che utilizzi maggiormente? Allora, i miei strumenti preferiti sono, a parte l'ascolto, che è fondamentale, ma poi gli esercizi, che non ho ancora trovato una, anzi, se tu me ne vuoi suggerire un nome, perché poi la parola esercizio non mi piace tantissimo, perché ricorda la scuola, ricorda un po' la fatica, l'obbligo, quindi niente di tutto questo, perché io poi dico sempre, se ce la fai, lo fai con i tempi, quindi insomma. Però è vero che lo scrivere, a me piace molto scrivere, ma lo scritto secondo me aiuta tantissimo e quindi quando io formulo degli esercizi che poi sono fatti proprio sulla persona, quindi difficilmente do le stesse cose da fare a persone diverse, vengono fuori tante cose e da quelle cose lì poi servono per dare un po' là, perché lo scritto fa assolutamente riflettere molto, a volte non ci piace tanto quello che vediamo scritto, però se superiamo questo momento, poi questo lo faccio soprattutto, io revisiono anche tanti curriculum vitae, che è un'altra cosa su cui io punto, perché so, è molto importante il curriculum, io dico bisognerebbe rifarlo ogni 3 mesi e rifarlo anche se si ha una carriera splendida e avviata, però le persone poi non lo fanno e io le sgrido, però nello scrivere chi siamo, dove vogliamo andare, cosa stiamo facendo, vengono fuori tante cose molto interessanti. E poi se fanno un confronto con quella lista di cose terribili che avevano scritto prima, capiscono che cos'è fare un curriculum, diciamo un po' più così personale, insomma. E quando invece una persona non sa proprio che cosa fare, che pesci pigliare, che direzione prendere e dice non so che fare della mia vita. Ecco, lì intanto respiro e poi secondariamente parto sempre un po', anche chiedo che, qual era il gioco preferito che questa persona faceva da bambino. E anche lì non sempre la risposta è pronta, però poi dopo un po' di sollecitazioni arriva. E partendo da lì, spesso si riesce a capire un po' che direzione prendere, perché in fondo, noi da sempre, da piccoli, abbiamo dentro un qualcosa che poi abbandoniamo a volte. Lo abbandoniamo perché, vabbè, per mille motivi, insomma. E se riusciamo a ritirarlo fuori, infatti un gioco anche che faccio fare è chiedi al bambino, che eri. Che cosa vede oggi e se sarebbe felice di quello che vede oggi di te, che insomma è una domanda potente, però aiuta. E quindi e anche pensare ai momenti felici dell'infanzia, che in genere insomma si spera che tutti abbiano, e a guardarli però con un occhio, diciamo, proiettato poi al futuro, ecco, quindi non solo come un ricordo malinconico, ma come un qualcosa che ci aiuta a proseguire in un cammino che ci piace, anche questo è importante. E senti, se c'è una cosa che ti piacerebbe proprio lasciare oggi e dire alle persone che hanno appunto questa difficoltà o questo desiderio di felicità, proprio come se fosse un regalo che possiamo fare a chi ci ascolta. Anzi, fra l'altro invito chi ci ascolta se hanno domande sul lavoro, sulla carriera. Sul cambiamento, e in quest'ottica approfittiamo del fatto che ci sia Maria Grazia oggi per fare delle domande dirette. Beh, intanto una cosa importante è sapere che la felicità si allena. Ci sono studi che dicono che il 50% della felicità dipende dalla genetica, un 10% da quello che ci accade, ma il 40% dipende dalle nostre azioni intenzionali. E quindi è su questo 40%, lavorando solo su questo 40%, sicuramente la felicità si raggiunge. E voi mi direte come. Beh, intanto ci sono delle cose che aiutano, diciamo, ad essere felici, come un atteggiamento positivo, la gratitudine, il sorridere,
aiutare, ringraziare, insomma, tante di queste cosucce qua, l'ottimismo. Quindi, insomma, diciamo che ci sono gli allenatori della felicità e su quelli si può lavorare assolutamente. Cioè, noi ci curiamo tanto del corpo oggi, però facciamo quello e forse iniziamo ad allenare anche la felicità, perché, ripeto, quella poi ci fa anche star bene, anche di salute. Quindi è proprio una cosa importante, insomma. Io oggi venendo in ufficio ho guardato insomma, una specie di arazzo appeso a una finestra e mi sembrava di una bellezza e dico, ah, guarda che bello, insomma, mi ha riempito di felicità. E questo no, sì, può sembrare un po' banale, insomma, la felicità nelle piccole cose. Però non è tanto ricercare, per me è quello, per un altro potrebbe essere oggi guardare un fiore oppure un sorriso in ascensore, insomma, ognuno deve un po' trovare quello che lo rende felice, perché poi ricordiamoci che la felicità è contagiosa e quindi più siamo felici, più avremo intorno persone felici e quindi c'è tutto un movimento bellissimo. Quindi Allora, quello è. invece, che esercizi, come dicevi prima, che non ti piace quella parola, potrebbero essere proprio degli allenamenti alla felicità, o ancora meglio, riprendendo comunque l'esercizio del bambino, proprio il gioco, giocare alla felicità. Ecco, esatto, sì, bello, Ti sì, piace? mi piace, abbandoniamo la parola esercizi, che devo dire poi ci ho sempre un sacco di ringraziamenti per queste fatiche che fanno, perché poi appunto alla fine sono felici, anche se un po' affaticati, sì. E invece c'è qualcosa che ti piacerebbe dire a chi vuole fare il salto, non lo so, vuole migliorare le sue condizioni economiche oppure migliorare la sua, cioè vuole stare nel lavoro che già ha, però migliorando le condizioni economiche o di promozione o fare un salto di Fare un qualità. salto. Beh, intanto provare veramente a saltare fisicamente, perché anche quella è una cosa che dà gioia, il saltare, il ridere, eccetera. E poi iniziare a guardare ogni cosa, fare come una specie di scomposizione, insomma, di ogni aspetto del suo lavoro, del suo ufficio, ma a partire anche dalla scrivania stessa, e vedere se la riesce a vedere insomma un po' da un altro punto di vista, che poi è la storia insomma del coach, guardare le cose con un altro sguardo, Grazie. esatto, con un altro paio di occhiali, come dice sempre Gabriele Baroni. Quindi quello è importantissimo. Un'altra cosa, ecco, che per me è importantissima, io ogni mese commento su Facebook il manifesto della felicità al lavoro, che sono 25 punti che sono stati stilati da una società, da un'organizzazione che si occupa di questo. E se ognuno di noi se lo stampasse, tra l'altro sul mio sito c'è, quindi ve lo potete stampare, e il mio sito è www.mariaragazzadellacasa.it. E dovremmo portarcelo in tasca e quando abbiamo una difficoltà al lavoro, guardare se in uno di questi punti c'è qualcosa che ci può aiutare in quel momento. Io sono sicura di sì, perché sono tanti, sono importanti, riguardano sia le relazioni, la noia, lo stress, insomma, veramente è ben fatto. E quindi, insomma, secondo me quello potrebbe già essere un bel aiuto e un punto di partenza, perché a volte si rimane un po' smarriti, insomma, non si sa bene a che santo rivolgerci quando abbiamo delle noie al lavoro. Però, il manifesto è, secondo me, veramente un buon esercizio per tutti noi, insomma. E tra l'altro io consiglio sempre questo, cioè di cercare la felicità sempre, non quando siamo veramente con dei problemi, insomma, o comunque con dei pensieri molto tristi. Cercarla sempre, sempre perché quella ci mantiene così lo stato di felicità. Non, se invece è solo un up and down di momenti così un po' casuali, quelli ben vengano se arrivano da soli, ma non è quello di cui io parlo. Bellissimo, adesso sono ultra curiosa, mi piacerebbe saperne almeno due o tre di punti di questo, uno, dai, non voglio essere avida. Uno, ti dico l'ultimo, guarda, è qua, perché a memoria non lo so.
Allora, la felicità al lavoro nasce da ciò che io e te facciamo qui ed ora. Coinvolgerò altri e lo farò ora. Questo è il 25° punto, quindi non sono ancora arrivata a commentarlo, però è l'essenza di questo manifesto, insomma. Ah, questa mi sembra anche una chiusura perfetta di questa intervista, proprio perché la felicità vive solo nel qui e ora. Esatto. Quante persone comunque, quando farò, quando sarò, quando otterrò, allora sarò felice, no? È un Esatto. grande inganno e Sì. È invece l'apprezzamento del il momento momento. è questo. Esatto. Momento. Quindi si può essere felici anche in quella cosa che Si tutti può, credono e importantissima come il come dici tu, è lavoro. un nostro diritto, ma è anche un dovere verso noi stessi, insomma. Quindi, poi ho detto che dipende molto da noi, quello certamente. Dovremmo ognuno fare un po' la propria parte. Qui sono un po' polemica perché a volte le aziende, insomma, non sempre vanno in questa direzione, insomma. Però, tra l'altro, è proprio stato studiato, insomma, che se le persone sono più felici, producono di più, le aziende vanno meglio. Quindi, insomma, remare contro la felicità è come farsi un autogol. Quindi, insomma, gli imprenditori dovrebbero un attimo aprire le orecchie, secondo Aprite le orecchie, me. imprenditori. Esatto. Maria Grazia, ti ringrazio tantissimo per questa intervista e per queste parole molto incoraggianti. È proprio, abbiamo fatto un po' di coaching schietto, direi. E Esatto. Bene. abbiamo anche qualche strumento che ci possiamo portare a casa. Sì, almeno il manifesto scaricatevelo che è sicuramente interessante per tutti. Bene, io vi ringrazio perché appunto parlare di felicità, come ho scritto su Facebook, mi dà felicità e quindi adesso, insomma, per tutta la giornata starò benissimo, quindi Sì, io anche, grazie poi c'ho il manifesto da scaricarmi, io lo farò senz'altro proprio, tipo adesso. Va bene. Grazie Grazie mille, a grazie tutti anche a tutte le e persone arrivederci. che ci hanno dato il buongiorno e ci salutano. Mercoledì prossimo ci sarà una nuova puntata di Radio Coach, come ogni mercoledì, e io sono molto felice di aver parlato con te. Bene, a Grazie. presto e buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.